Roberto Gualtieri a Roma e Matteo Lepore a Bologna sono i vincitori delle primarie PD andate in scena ieri per decidere i futuri candidati sindaci. È stata una bella giornata di democrazia, un successo di popolo. Il commento del segretario del partito Enrico Letta. Sul versante centrodestra, Berlusconi rilancia il partito unico. Incontro ieri sera con Matteo Salvini. Meno di 1000 casi nelle ultime 24 ore, indice di positività allo 0,58%, date che testimoniano la discesa dei contagi nel nostro paese. Da oggi tutta Italia in zona bianca, tranne la Valle d'Aosta, mentre atteso nelle prossime ore il pronunciamento del Comitato Tecnico Scientifico sullo stop alle mascherine all'aperto. La fine dell'obbligo probabilmente scatterà da lunedì 5 luglio. Primo turno delle elezioni regionali in Francia che vede il successo della destra gollista, male, ma era partito prevedibile il dato del partito del presidente francese Macron. Deludente risultato di Marine Le Pen, allarme il dato sull'astensionismo, oltre il 65% degli aventi diritto non è andato a votare. La rete di Pessina regala all'Italia il successo nel girone della prima fase degli europei. Mancini con 30 partite senza sconfitte eguaglia il record di Vittorio Pozzi. Oggi si saprà chi tra Austria e Ucraina affronterà gli azzurri negli ottavi di finale in programma sabato a Londra. E da Londra arriva la notizia del successo di Matteo Berrettini al torneo di tennis del Queens. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della 7, apertura dedicata alla politica e alle primarie del Partito Democratico che ieri si sono svolte a Roma e a Bologna. Sono stati smentiti i timori per quanto riguarda un possibile astensionismo di cui si parlava alla vigilia. Per il partito è stato un successo di popolo, ha commentato Enrico Letta. Vediamo. Bene, la prima scommessa è vinta. Le primarie a Roma e Bologna sono un successo di popolo e pur in epoca Covid hanno affluenza come pre-Covid. Il successo di Lepore e Gualtieri dimostra che abbiamo avuto ragione a non aver paura a farle perché il popolo di centrosinistra è con noi. Avanti. Con questo commento il segretario del PD Enrico Letta annuncia la vittoria dei propri candidati alla consultazione ai gazebe online sia a Roma sia a Bologna. Dunque il candidato sindaco per la conquista del Campidoglio da parte del centro-sinistra sarà l'ex ministro Roberto Gualtieri con oltre il 60% e quello per il capoluogo emiliano Matteo Lepore, entrambi designati dal Partito Democratico. Nella capitale, dietro Gualtieri, che ora dice «una partecipazione alta, siamo contenti, sono onorato per la fiducia che mi è stata accordata», arriva Giovanni Caudo. Mentre a Bologna, alle spalle di Lepore, che ora propone un lavoro comune ai 5 Stelle, c'è Isabella Conti. Nella città delle due torri la sfida aveva un significato ancora più politico perché la Conti era stata indicata da Italia Viva, alla quale Letta ora dice il centrosinistra va a bisogno di lei. Al Nazareno comunque c'è grande soddisfazione anche per il dato dell'affluenza ai gazebo. A Roma circa 45.000 i votanti in totale, una quota superiore a quella del 2016. A Bologna oltre 24.000. La vigilia era stata turbata dal timore di una scarsa partecipazione di iscritti e simpatizzanti dopo il deludente dato di Torino. Il segretario PD del Lazio, Bruno Astorre, dice «I cittadini romani e bolognesi, con una grande partecipazione, hanno risposto a tutti quelli che in questi giorni avevano attaccato le primarie. La grande serata di oggi rilancia il Partito Democratico e tutta la coalizione di centrosinistra. Insieme siamo l'argine alle destre». Per il centro-sinistra comunque la sfida per la conquista dell'aula di Giulio Cesare resta una partita complicata, anche perché dovrà sfidare il sindaco uscente, la pentastellata Virginia Raggi, che cerca la riconferma, e il ticket Michette Matone per il centrodestra e Carlo Calenda per Azione. E a proposito di centrodestra, torna a farsi sentire Silvio Berlusconi che propone un partito unico per quanto riguarda la coalizione per affrontare le prossime elezioni e poi per governare insieme. Ne ha parlato ieri sera durante una cena ad Arcore con Matteo Salvini che per la verità si era invece espresso a favore di una federazione, ipotesi dalle quali prende le distanze Giorgia Meloni. Silvio Berlusconi ancora in campo, interviene in voce alla convention di Forza Italia in Valseriana nella Bergamasca e fissa il suo punto certo sull'alleanza del centrodestra tra presente e futuro, indica chiaro la strada da percorrere, il partito unico, indispensabile per far ripartire l'Italia, dice, messaggio diretto agli alleati, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Dobbiamo costruire da qui al 2023 quel partito unico che rappresenti la maggioranza degli italiani e che dia stabilità al governo del centrodestra.
con il leader della Lega. L'ex premier ha parlato ieri sera in una cena di lavoro ad Arcore, tra gli altri anche il punto sui candidati alle prossime amministrative. Il segretario leghista alla manifestazione di Roma ha espresso chiaramente la sua idea di federazione e non di partito unico, diretta e distante. La Meloni, che è all'opposizione del governo Draghi, omologare tutto ci farebbe perdere più di quanto potremmo guadagnare, così la leader di Fratelli d'Italia. In questo contesto, da ora fino al 2022, il lavoro sul campo per provare a fondere tre anime differenti nella coalizione di centrodestra ci vorrà tempo. I forzisti fanno sapere che non c'è fretta, l'obiettivo sono le elezioni del 2023. Nel suo intervento Berlusconi chiarisce come i figli siano fuori dalla politica e ribadisce più volte la necessità di un partito repubblicano sul modello americano che metta insieme il centro e la destra democratica con l'obiettivo di governare in Italia. Una sorta di rassicurazione per i forzisti che non vogliono finire sotto il dominio della Lega. Al contrario, dice Berlusconi, noi di Forza Italia dobbiamo rafforzarci, organizzarci al meglio e io, dice l'ex premier, sono ancora in campo e intendo rimanerci. E veniamo adesso ai dati che riguardano l'epidemia di coronavirus, che continuano ad essere positivi, soprattutto quelli delle ultime 24 ore. Da oggi praticamente tutta Italia torna in bianco, ad eccezione della Valle d'Aosta, per la quale bisognerà aspettare ancora una settimana. Sul fronte delle riaperture, il settore per il quale ancora non c'è una data è quello delle discoteche, rispetto al quale però gli esperti sono ancora molto cauti. Esperti in particolare del CTS, che oggi si dovranno pronunciare, comunque si riuniranno per discutere sulla questione delle mascherine. I numeri dei contagi continuano a scendere, 881 i nuovi casi a fronte di 150.000 tamponi processati, il tasso di positività rimane costante allo 0,58, il giorno prima era allo 0,48. Le uniche due regioni sopra 100 casi quotidiani sono la Lombardia con 145 e la Sicilia con 135. Calano anche i ricoveri, 5 persone in meno nel saldo tra entrate e uscite in terapia intensiva, mentre nei reparti ordinari il calo è di 60 unità, le vittime sono 17. Alla luce di questa fase dell'epidemia, decisamente migliorata nelle ultime settimane, il governo sta pensando di togliere l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Questo potrebbe avvenire quando l'Italia sarà interamente bianca, cioè il prossimo 28 giugno, quando anche la Valle d'Aosta, ancora gialla, potrebbe entrare nella fascia con meno restrizioni. C'è però chi ipotizza che per abbandonare le mascherine all'aperto sia necessario aspettare fino al lunedì successivo, il 5 luglio, quando sarà più chiaro definire nel nostro paese il rischio varianti, in particolare quella indiana o delta, che non pochi problemi sta dando in Gran Bretagna. E proprio sul tema mascherine stasera il CTS si riunirà per fornire un parere richiesto dal Ministero della Salute. In ogni caso bisognerà rispettare il distanziamento e portare con sé i dispositivi di protezione individuale da utilizzare una volta entrati in un locale o quando c'è il rischio di assembramenti. Fondamentale è l'andamento della campagna vaccinale, che continua a correre spedita al ritmo di 500.000 dosi al giorno. E dunque gli elementi da tenere in considerazione per decidere quando poter eliminare le mascherine all'aperto sono in particolare i dati che abbiamo visto sono positivi e anche l'osservazione delle varianti. E poi c'è la questione della campagna vaccinale. Gli esperti sono piuttosto preoccupati per quanto riguarda gli over 60 che ancora non si sono immunizzati. Vediamo. Sono oltre 46 milioni le somministrazioni effettuate finora in Italia. Dall'inizio della vaccinazione anti-Covid, l'altro ieri sono state più di 510.000. Poco più del 29% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale. Un italiano su due ha ricevuto la prima dose. Il trend dei numeri, salvo altri colpi di scena, da ultimo la scelta eterologa per chi ha meno di 60 anni, dovrebbe restare lo stesso il prossimo mese, dopo che il generale Figliuolo ha rassicurato le regioni, ribadendo che la quantità complessiva dei vaccini disponibili entro settembre consentirà comunque di immunizzare nei tempi previsti l'80% dei vaccinabili. Con AstraZeneca e Johnson & Johnson destinati soltanto agli over 60, il secondo anche per i lavoratori migranti stagionali, resta un'incognita la destinazione di 26 milioni del vaccino anglo-svedese, visto che 2 milioni 800 mila persone che hanno più di 60 anni non sono ancora vaccinati. Una parte andrà a chi rifiuta il richiamo con un vaccino RNA messaggero, ma sarà un problema se la variante Delta, la cosiddetta indiana, ora circoscritta ad alcuni focolai, dovesse diffondersi. In Italia l'1%, salvo in alcuni territori dove è sopra il 2%. È necessario dunque, come hanno evidenziato gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico, tracciare, sequenziare e vaccinare per contenerle il più possibile.
Sul sequenziamento il nostro paese è ancora indietro rispetto ad altri come la Gran Bretagna. Da qui l'annuncio dell'Istituto Superiore di Sanità di attivare da settembre un'unica piattaforma pubblica per la sorveglianza epidemiologica e il sequenziamento dei ceppi virali, fondamentale per adeguare eventualmente i vaccini. In una intervista al quotidiano La Stampa, il sottosegretario Sileri ammette che sul mix vaccinale ci sia stato un errore di comunicazione da parte del Ministero della Salute. La terza dose sarà probabilmente di un terzo vaccino, ha spiegato Sileri, più efficace per le varianti. Il premier Mario Draghi volerà oggi a Berlino per un incontro bilaterale con la cancelliera Angela Merkel in vista del Consiglio europeo di giovedì e di venerdì. Al centro dei colloqui il tema dei migranti e dell'emergenza sbarchi in Europa, una strada tutta in salita per il premier, visto che un accordo sulla redistribuzione sarà assai difficile da raggiungere a causa delle resistenze dei paesi europei. Draghi e Merkel parleranno anche della Libia e della risposta europea al Covid e ai vaccini. Alle 18.30 è prevista la conferenza stampa congiunta. E andiamo adesso in Francia, dove si è svolto il voto per le amministrative e seggi chiusi alle 20 di ieri sera. Il dato che emerge in maniera preponderante è soprattutto quello che riguarda la scarsa affluenza. Perdono terreno il partito di Marine Le Pen e anche quello di Macron. Vediamo com'è andata. L'appuntamento con la prima volta alla guida di una regione per una formazione lepenista è rimandato almeno di una settimana, più probabilmente di altri 6 anni. Insieme all'allarmante dato sull'astensione ai massimi storici tra il 66,1 e il 68,6%. Il verdetto emesso dal primo turno delle elezioni regionali francesi è sostanzialmente questo. Il Rassemblement National di Marine Le Pen non sfonda e anzi arretra rispetto alle consultazioni del 2015. Le possibilità di ottenere la guida di una regione sono ridotte al lumicino. Solo in Provenza, Alpi, Costa Azzurra, all'estrema destra rimane qualche speranza. Qui però il Rassemblement National era accreditato di concrete possibilità di vittoria al primo turno e invece lo spoglio delle schede racconta di un confronto serrato tra Renaud Muselier, candidato dei Républicains, sul quale al secondo turno potrebbero convergere i voti di altre formazioni in stile fronte repubblicano, e Thierry Mariani in testa di pochi punti. L'ex ministro di Sarkozy, passato a quello che un tempo era il Front National, è il simbolo di quel restyling moderato voluto fin dal 2017 da Marine Le Pen, che sperava così di rompere il tabù del governo regionale per presentarsi alle presidenziali del 2022 con il traino di una pesante vittoria elettorale. E invece la sfida dell'anno prossimo promette di essere più dell'annunciato duello tra lei e il presidente uscente Macron, anche lui bocciato dai pochi elettori recatisi alle urne, con il suo partito che ha confermato lo scarso radicamento territoriale. Disfatta prevista, ma non in queste proporzioni. La Repubblica en Marche va poco oltre il 10% su scala nazionale e prende una batosta pesantissima dove aveva puntato molte delle proprie fiche, gli Hauts de France. Qui la lista macroniana non ha superato neanche la soglia di sbarramento e il grande vincitore del primo turno è stato Xavier Bertrand, uscito dai repubblicani di Sarkozy ma rimasto nell'area di quella destra tradizionale che punta a guidare alle presidenziali, peraltro non partendo necessariamente battuto, visto l'inatteso exploit di ieri con i gollisti dati per spacciati alla vigilia, veri vincitori di questo primo turno che comunque vede tendenzialmente in testa le liste dei presidenti uscenti. Tengono infatti a sorpresa anche i socialisti. E apriamo la pagina sportiva con gli europei di calcio. Ieri l'Italia ha battuto per 1-0 il Galles ed oggi conoscerà il nome della sua avversaria, Ucraina o Austria, negli ottavi di finale che sono in programma per sabato prossimo a Londra. La corsa dell'Italia non si ferma. Dopo Turchia e Svizzera, anche il Galles si è dovuto arrendere. Primo posto nel girone, terza vittoria, 11ª gara senza subire reti, 30° risultato utile consecutivo che ha permesso a Roberto Mancini di raggiungere il record di Vittorio Pozzo. Rispetto alla gara con la Svizzera, Mancini ha rivoluzionato l'Italia. 8 i cambi, solo Donnarumma, Jorginho e Bonucci confermati, peraltro sostituiti nella ripresa. È cambiato tanto, se non tutto, ma la voglia di divertirsi, di non fare calcoli, di attaccare sempre, quelle no. Anche gli schemi sono sempre gli stessi, pressing, recupero palla, verticalizzazioni rapide, tutti concetti entrati perfettamente nella testa dei giocatori senza differenza tra titolari e riserve. Mi ha fatto molto piacere questo, cioè vedere che abbiamo cambiato 8 giocatori e la squadra ha giocato molto bene, meritava di fare più gol, ma insomma non era neanche così semplice perché loro si difendevano bene. Ecco, questo è quello che mi è piaciuto di più della squadra, i ragazzi sono stati veramente bravi.
Tante le buone notizie: Verratti ha giocato i 90 minuti dimostrando di essere pienamente guarito, Pessina ha segnato il gol decisivo, rete splendida per tecnica e tempismo, Chiarrotto a fine primo tempo l'equilibrio di un match mai davvero in bilico, il Gales ridotto in 10 a inizio ripresa per l'espulsione di Ampadu, entrato con il piede a martello sulla caviglia di Bernardeschi, ha badato solo a evitare guai peggiori ai fini della differenza reti, strategia premiata dalla qualificazione diretta come seconda del girone a danno della Svizzera, la quale non è bastato battere per 3-1 la Turchia. Inoltre l'ampio turnover, l'unico azzurro che non ha ancora giocato nemmeno un minuto, e il terzo portiere Meret, ha permesso al CT di cementare ulteriormente il gruppo. Ora lo sguardo è già agli ottavi di sabato prossimo. Gli azzurri giocheranno a Wembley contro una tra Ucraina e Austria, che si affronteranno nel pomeriggio. Spettacolare domenica in Formula 1 e MotoGP con le vittorie di Verstappen e di Marquez, giornata invece da dimenticare per marchi e piloti italiani fuori dal podio in entrambe le gare. Vediamo. Poteva essere il giorno dei veri cannibali del ritorno alla vittoria per Hamilton e Marquez, dominatori delle ultime stagioni nei due campionati. Ma in Formula 1 di mezzo ci si è messo Max Verstappen, sempre più a suo agio nel ruolo di rivale del 7 volte campione e adesso leader con 12 lunghezze di margine. Vincere al Castellet, uno dei circuiti preferiti della Mercedes, vale doppio. Ancor di più se la stoccata definitiva arriva al penultimo giro. Altre volte era stato lui a doversi arrendere ad Hamilton nel finale. Ieri il figlio d'arte olandese non ha sbagliato nulla se non la partenza. Non si è però perso d'animo, né lui né il suo team. Chris Horner e il suo staff hanno optato per un cambio di strategia da una a due soste ai box. Poco reattiva invece quanto a tattica la Mercedes, che sperava di poter mettere Bottas fra Hamilton e Verstappen. Ma via radio, fra il finlandese ed il muretto, sono volate parole grosse. Nervi tesi anche la Ferrari, che ha piazzato Sainz 11° e Leclerc 16°. E invece tutto un sorriso la domenica di Marc Marquez, tornato a rivedere il gradino più alto del podio dopo 581 giorni. Dalla caduta di Keres della Frontera, luglio 2020, il pilota della Honda non ha più trovato pace fra operazioni chirurgiche e riabilitazione ed un lentissimo ritorno alla normalità. Per assaporare di nuovo il gusto della vittoria ci voleva proprio il Sachsenring, dove aveva trionfato altre 10 volte. Il mondiale ritrova allora il suo uomo simbolo degli ultimi anni e si scopre sempre apertissimo. In soli 32 punti ci sono i primi 4, il francese Quartararo, i Ducatisti, Zarco, Miller e Bagnaia. Già venerdì sapremo se quella di Marquez è stata vera gloria. Si torna in pista sul tracciato più amato dai piloti, il leggendario Dutch TT di Assen. E chiudiamo con il tennis, con l'impresa di Matteo Berrettini, primo italiano a vincere il Queens, lo storico torneo che precede Wimbledon. Il club della regina ha finalmente un re italiano. Matteo Berrettini ha trionfato nell'ATP 500 del Queens, primo azzurro a riuscire nell'impresa. Era dai tempi di Boris Becker, 1985, che sull'erba di Londra non vinceva un esordiente. Arrivato in finale senza lasciare agli avversari nemmeno un set, il 25enne romano ha battuto il britannico Cameron Norrie in 1:58, con i parziali di 6-4, 6-7 e 6-3, conquistando il quinto titolo in carriera, il secondo stagionale dopo Belgrado sulla terra battuta lo scorso maggio. Come sempre, Berrettini ha costruito il suo successo sul servizio. 19 gli ace che, aggiunti a quelli messi a segno nei precedenti 4 turni, fanno 68, un buon 70% dei quali misurati a una velocità tra i 222 e i 230 km orari, bordate che gli hanno permesso di superare i pochi momenti di difficoltà. È sicuramente il trofeo più importante che ho tirato su, è un'emozione grandissima, un torneo importantissimo anche dal punto di vista proprio della storia, delle persone che l'hanno vinto, mi dà tanta fiducia, sono contento e quest'anno sta andando bene, spero di continuare così. Il trionfo di Londra, il primo in un ATP 500, il secondo sull'erba dopo Stoccarda 2019, non cambia la sua classifica, ma la posizione del numero uno del tennis italiano ne esce maggiormente rafforzata. Berrettini resta nono, allungando sugli inseguitori ed avvicinandosi sempre di più a Federer. Un pieno di entusiasmo in vista di Wimbledon. Matteo avrà una settimana per preparare il cambio d'erba. Venerdì c'è il sorteggio, il ritiro di Nadal gli offre l'ottava testa di serie. I match contro i più forti cominceranno solo dai quarti in poi. 13 gli italiani già in tabellone tra uomini e donne, altri 11 potrebbero arrivare dalle qualificazioni al via oggi. Ed è tutto, la prossima edizione del telegiornale alle 13.30. Ora le informazioni sul traffico con Camilla Delai e poi a seguire il meteo di Paolo Sottocorona e il dibattito di Omnibus condotto da Gaia Tortora. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.